Ed ecco nelle mie mani la prima moneta curiosa della storia. Sono appunto i 5 euro emessi dalla zecca olandese proprio in occasione del centenario della zecca di Utrecht. E curiosa perché al centro della moneta, come potete vedere, c'è un codice QR che non è altro che l'evoluzione del codice a barre. E quei strani e simpatici quadratini, quella scacchiera un po' fantasiosa che è al centro della moneta, non è altro appunto che un codice QR che sta per Quick Response, che ha la caratteristica di poter essere scansionato così come i normali codici a barre da un normale telefono cellulare e ci può portare a un contenuto che risiede ad esempio sulla rete. Vi faccio vedere come funziona. Si prende il telefono cellulare, si utilizza un lettore di codici QR che se ne trovano a decine sulla free, quindi scaricabili liberamente sulla rete. Si carica il lettore, si pone di fronte al codice ed ecco qui che il lettore ha risolto il contenuto del codice, adesso non fa altro che portarci in questo caso il codice del QR che è all'interno della moneta, ci porta dal sito della zecca olandese, che non è proprio il massimo in termini di leggibilità da un cellulare, non è certo un sito mobile, ma comunque è il contenuto, diciamo, digitale che c'è all'interno di questa moneta.